Primo colpo di piccone nella primavera del 1947, il 19 maggio. 300 gli operai impegnati. 75.000 i metri cubi di roccia della montagna fatti saltare a colpi di mine. 4 milioni i soldi in cassa. Niente sprechi. Per cuocere la calce si costruisce in proprio una fornace. Padre Pio la benedice. Devo comparire nel cantiere. Devo inforcare una macchina o un camioncino per contrattare, acquisire, acquistare vari materiali per la costruzione. E poi i conti, la partita doppia, la mia bestia nera. I permessi, i documenti comunali e statali, le ditte, gli enti. Quanto basterebbe a far perdere la pazienza o amare la pastorizia? Chiudo la mia giornata, talvolta un po' affannosa, con una visita a Padre Pio. È questa la vera ricompensa delle mie fatiche. Egli a volte mi chiama camionista, a volte facchino, a volte carrettiere, e ride di questa mia nuova attività alla quale dedico tutto il mio entusiasmo di questa mia terza giovinezza. Reggio Calabria festeggia l'ambasciatore Dunn per l'arrivo della 400ª nave Aussa. Ciascuna ha portato 10.000 tonnellate di merci a titolo di aiuto gratuito. Al ringraziamento del lavoratore portuale Colelli, Dunn risponde con una simbolica offerta di grano. Questo grano è in sintesi la rappresentazione di quello che sarà l'aiuto del piano Marshall. Nei prossimi mesi arriveranno nei nostri porti 3 navi al giorno. Lavoro alle fabbriche, pane agli uomini. I 2 grandi fondamenti della pace. In Italia si è da poco avviata la ricostruzione. Per uscire dal buio del dopoguerra, gli aiuti arrivano d'oltreoceano attraverso l'URRA, l'organismo di assistenza dell'ONU creato su proposta degli Stati Uniti. Per l'Economist, il quotidiano di Londra per cui scrive, viene nel nostro paese a fare un reportage sull'iniziativa la giornalista Barbara Ward. Mentre gira per la penisola, sente parlare di Padre Pio, lo vuol conoscere. Fa una puntata sul Gargano. Rimane stupita dalla costruzione dell'ospedale, ne è coinvolta. Si mette alla ricerca di finanziamenti. Riesce, tramite il suo fidanzato, funzionario delle Nazioni Unite, a far stanziare 400 milioni per il completamento dell'opera. C'è una contropartita per la somma. Si chiede l'intitolazione dell'opera a Fiorello La Guardia, italo-americano di origine foggiana, già sindaco di New York, nonché ex presidente dell'URRA. Giunge a Foggia, accolto dalle autorità, Mr. Corsi, rappresentante in Italia di Dewey. Si sta costruendo il nuovo ospedale e Mr. Corsi inaugura la lapide dedicatoria. Nel nome di Fiorello La Guardia, assertore della solidarietà atlantica, comune e commosso ricordo che unisce gli animi degli italiani e degli americani, Mr. Corsi saluta gli operai che edificano la casa. Settembre 1948, si posano i primi solai. Dicembre 1949, le opere murarie sono completate. 26 giugno 1950, si danno gli ultimi ritocchi sul frontone alla denominazione dell'ospedale. In primo piano chi lo ha ideato, nonché direttore infaticabile dei lavori, l'abruzzese Angelo Lupi. Non è ingegnere, non è architetto, non è geometra. Eppure questa monumentale e funzionale struttura è sua, commissionatagli da un ingegnere di Pescara, partecipante al bando di concorso dei progetti. Fu scelto all'unanimità. Già nel 1949, dell'intitolazione a Fiorello La Guardia, morto 2 anni prima, si perde traccia.
di pari passo con buona parte dello stanziamento promesso. A San Giovanni Rotondo arrivano solo 250 milioni, gli altri li trattiene il governo italiano. Sono comunque un'insperata boccata d'ossigeno economico. Come tutti sanno, è la fede di Padre Pio che ha costruito il grande ospedale, pietra su pietra. Ma forse quelli che non hanno avuto il privilegio di incontrarlo non possono indovinare l'impressione che questa fede produce quando la si incontra faccia a faccia. La verità è che essa è pratica e schietta. Ci si aspetta forse lo strano e remoto, l'ultraterreno, e troviamo invece tale vigore, tale robusto buonsenso, tale umore, che la piena forza di una poderosa personalità umana diventa il veicolo di verità e di grazia.